Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Sites. Chi vi parla è Ugo Lombardi, con la collaborazione di Antonella Vitarola, trasmissione Spazio Aperto, trasmissione di ogni mercoledì alle 18.30, in collaborazione con Rosario Moreno, che saluto, il nostro regista. Buonasera Rosario. Buonasera, E buonasera a tutti quanti. Massimo Bonelli, che è il nostro fisso, ospite fisso, anche lui giornalista, a cui fra poco daremo la parola prima di iniziare la nostra trasmissione con il nostro ospite Giuliano Bugani. Questa sera parleremo di serietà, quindi prima di iniziare questa trasmissione diamo la parola a Massimo Bonelli per delle... Anzi no, prima di Massimo diamo a Rosario per salutare le altre nostre radio. Correggimi Rosario. Bene, grazie, grazie mille. Allora inizio subito, insomma, con la solita Saluto al condominio. informazione, solita informazione che do. Allora, questa trasmissione, come tutte le altre quando facciamo le nostre dirette, va a reti unificate, quindi stiamo andando in onda anche su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Sargareta, qui in provincia di Treviso, Radio Issa da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio, sempre da Modena, oltre ovviamente su Radio Science e Radio Science Classic. Stiamo andando anche sulla web TV sul nostro canale YouTube Radio Science, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito radioscience.it. Con questo è tutto, ti rigiro di nuovo la palla, caro Ugo. Bene, grazie Rosario. E io ti passo a Massimo Bonelli per le ultime notizie, se lui è in grado di darcele. Ma ciao Massimo. Sì, innanzitutto buonasera a voi tutti dalla redazione giornalistica di Radio Science Network, RST, Radio Science TV, ricordo che anche televisione, l'emittente online di Treviso, e dunque un emittente che sta emergendo sempre di più, fa capo poi per quanto riguarda l'informazione alla testata Pianeta Oggi TV.net, che viene rappresentata dal sottoscritto oltre che essere proprietario della stessa televisione online, quindi insieme creiamo questa, diciamo così, redazione giornalistica anche di Radio Science. Un saluto anche a tutti i colleghi che sono collegati dalle varie sedi regionali. Dunque, cosa poter dire? Beh, in primo piano la notizia che sta scorrendo anche, diciamo, nei circuiti non solo nazionali ma anche internazionali per il disastro di Viareggio, la strage immane che ci fu nel 2009. Ricordo, morirono 32 persone, un treno era carico di GPL che ad un certo momento ci fu, come dire, un problema, un crack, un problema tecnico e deragliò, e da lì uscì il GPL, andò a invadere anche le case di vicino, prese fuoco, ci fu una, a dir poco in termine molto ufficio, cannonata, cioè bruciò tutta la stazione, tutte le case attorno, si può dire quasi una città messa a ferro e fuoco, una cosa che ha dell'incredibile, e vediamo di capire dunque dopo la sentenza quali sono le reazioni. E dunque dicono i parenti delle vittime, la battaglia continua. Dunque, la nostra battaglia continua per la revisione della prescrizione, lo dicono in conferenza stampa i familiari delle vittime della strage di Viareggio dopo le 23 condanne di ieri, tra cui quelle degli ex AD di RFI Moretti ed Elia. Rinuncino alla prescrizione, chiedono. Il sistema ferroviario è stato riconosciuto responsabile di inadempienze. Scusate, di inadempienze e omissioni, e i vertici avevano il potere di intervenire, aggiungono i parenti. Moretti, ora a capo di Leonardo Finmeccanica, deve dimettersi e gli si tolga il titolo di Cavaliere del Lavoro. Ecco, queste sono dunque le reazioni, il discorso andrà avanti, vediamo se a fine trasmissione alle 19.25 riesco anche a darvi quello che è il blog del
della situazione dei parenti delle vittime della strage di Viareggio. Dunque, altra notizia che emerge, l'Italia va sempre peggio perché proprio oggi sfogliando i giornali di carattere locali del nord-est, non a caso dico nord-est, perché è la zona d'Italia dove tutti sono riempiti la bocca dicendo che è ricco nord-est, politici e giornalisti, attenzione, è ricco nord-est, va tutto bene che poi c'è tanto lavoro, che a mio avviso c'è anche tanto sfruttamento delle persone che vengono fatte lavorare da mattina alla sera e di più magari. Ecco, adesso abbiamo proprio in questo il cosiddetto ricco nord-est delle situazioni che hanno dell'incredibile, che non se ne parla in ambito nazionale, si parla al massimo a livello locale, c'è una importante televisione in Veneto che dà spazio a questa situazione, anche con della solidarietà concreta. Ci sono delle famiglie che sono per strada, c'è addirittura in zona malcontenta, siamo praticamente alle porte del famoso centro industriale di Porto Marghera, ridosso della Laguna di Venezia, delle persone che stanno praticamente vivendo in un battello, in dismesso, un battello dismesso, che non fanno neanche bene, tra altre cose. Figuratevi poi con questo freddo, eccetera, hanno problemi di questo tipo. Poi parlando con un amico, un collega di Chioggia, con Gianluca, Scarpa, che lui è anche, diciamo, attivo nel mondo sindacale, anzi colgo l'occasione per salutarlo, mi informava che facsimili ci sono anche a Chioggia. Dunque, questa è la situazione. Allora, ecco, qui c'è da prendere tutta quella massa, diciamo, di politici che si trovavano nei vari bar televisivi, salotti cosiddetti televisivi, no? Che si scannavano uno contro l'altro. Ma io sono giallo, sono più bravo di te che sei rosso, l'altro è blu e più bravo di quello rosso. Poi, alla fin fine, li abbiamo visti entrambi al potere, no? In questi ultimi anni, parlo da dopo Mani Pulite ad oggi. E quindi i risultati sono questi, con una legge poi per quanto riguarda il mondo del lavoro, dove la gente non sa nemmeno se arriverà alla pensione viva, okay? I giovani non trovano posto di lavoro, si prospetta ai giovani di andare all'estero per trovare il lavoro, cose incredibili. Nel 2000 lo si faceva nel dopoguerra perché l'Italia era in ginocchio, ma non nel 2000, non so se mi spiego. Queste sono cose inaccettabili, sono cose che hanno dell'incredibile in assoluto. E poi sì, da qui si può anche spaziare in quella che è la malinformazione, cioè quando si dicono le mezze verità. Mi collego con l'intervista che mi aveva fatto in diretta su Radio Sars Gianluca Mancuso, quando mi diceva quando dicevo che cosa sono le mezze verità? Dicevo le mezze verità. Ad esempio, quando si parla di esportare, così entriamo un po' anche nel vostro tema di questa sera, di esportare la democrazia in Iraq facendo delle guerre preventive, cosa vuol dire? Vuol dire bombardare dappertutto, vuol dire bombardare ad uranio impoverito, quindi armi chimiche, per quanto non si dica che non è vero, sono armi chimiche. Abbiamo visto tutti i bambini che sono nati deformati, qui c'è documentazione parecchia che io anche ho visto anni fa che parla chiaro. E dunque si giustificano le guerre, si va a portare la democrazia in quei paesi, guarda caso solamente in alcuni che piacciono a certi poteri politici, non ad altri. Gli altri, non so, lasciamo stare, in Africa muoiono di fame i bambini ogni giorno, ogni pochi secondi ne muore uno lì, boh, non se ne parla, ma chissà, che è così, boh, affari suoi. Però su quei paesi là, perché c'è il petrolio, magari allora vengono fuori tutti questi discorsi qua. Allora giornalisti, non freelance, giornalisti, dove sono ben stipendiati, eccetera, i politici giustificano queste cose, e l'abbiamo sentito tutti, tutti gli italiani hanno sentito questi discorsi che venivano fatti. Allora cosa succede? Succede questo, che adesso io vorrei chiedere a questi signori se in Iraq si stava meglio prima o adesso. Oggi praticamente si può dire che quasi tutti i santi giorni c'è una strage, c'è una strage, diciamo dire, 80 morti al colpo, quindi non credo che ora è meglio di prima. E allora tutti quei bei discorsi dove sono andate a finire? Ma l'uranio impoverito, un'altra, l'uranio impoverito non fa male, perché basta che metti un pezzo di carta davanti alle cariche, un po' per far capire ai nostri ascoltatori,
Vi rubo ancora un minuto, ma un minuto di orologio, ma ci tengo a chiarire questo concetto. Per far chiarire bene ai nostri ascoltatori, è un po' come diciamo le pile scariche, ma emanano sempre una carica piccola che anche loro dicono, no? Con un foglio di carta ti puoi riparare. Però non dicono ecco la mezza verità, no? Non danno la notizia completa. Se però queste cariche, per quanto piccole, vengono inalate, vanno dentro nel ciclo vitale, soldati, persone civili, anziani e bambini crepano. Poi nascono i bambini tutti deformati, eccetera. Ecco, questo perché poi le cariche si annidano sul midollo spinale e da lì iniziano a bombardare e non si fermano più. Ma sono piccole le cariche, si possono anche parare con un foglio di carta, ma quando sono là dentro, che sparano continuamente dentro l'organismo, per quanto piccolo ne sia, no? Lo stesso la persona alla fine crepa. Non so se mi sono spiegato. Allora, queste cose qui vanno smascherate. Questa malinformazione va mascherata. Allora io dico agli ascoltatori, che poi a volte c'è chi mi dice: e allora cosa possiamo fare? Dove ci orientiamo? Su che canale? Su che emittente radiofonica? Internet c'è tantissimo, è un casino. Come possiamo evidenziare quelle fonti che danno l'informazione corretta? Allora, orientatevi su quelle che sono i freelance, che hanno tutto l'interesse a fare una informazione corretta. Perché? Perché lavorano dalla mattina alla sera, spendono soldi per fare informazione, si mangiano le ferie per fare poi anche i corsi di formazione che l'ordine dei giornalisti chiede di fare. Ok? Quindi noi abbiamo tutto l'interesse, per noi stessi e per gli altri, di dare un'informazione più possibile corretta, dando spazio alle persone che sanno, che parlano con cognizione di causa, che non hanno paura di mettere la faccia davanti a tutti, rischiando qualsiasi cosa. Ecco, noi siamo questi che diamo lo spazio a questi personaggi, a questi relatori. Bene, alle 18:44, io, Ugo, siccome sono preso 2 minuti in più, anche tre, ma ci tenevo a inculcare alla gente questi concetti, perché sono fondamentali. Quindi alla gente dico: cercate di individuare queste testate, o anche emittenti, o anche siti di associazioni importanti dove danno spazio a questi argomenti, ve li memorizzate e ogni tanto ci date un'occhiata. Vi posso fare anche degli esempi, ma non c'è il tempo. Dico, tanto per dirne una, antimafia2000.com, per quanto riguarda la legalità, ad esempio la legalità nelle scuole, insegnare ai ragazzi, cioè è molto importante. Poi, un'associazione importante in Italia che ha Pordenone, ilsicomoro.com, ad esempio, e così via. Io a questo punto, alle 18:45, Ugo, a te la linea e buon proseguimento con la tua trasmissione. Se ci sono novità, ci sentiamo alle 19:25. Grazie Massimo e ti ringrazio per la tua attenta, puntuale analisi che ogni volta sei sempre pronto a fare. Credo che un po' di tempo prima di chiudere la nostra trasmissione ti ridaremo la linea sperando che ci dia le ultime tue notizie. Bene, introduciamo il nostro ospite, il nostro documentarista, giornalista freelance Giuliano Bugani. Che segue da tempo problemi connessi alla sanità e come potrebbe essere diversamente. Buonasera, signor Bugani. Buonasera a voi. Bene, allora, intanto credo che ai nostri ascoltatori interessi sapere perché lei si è interessato dell'argomento sanità, quali sono i motivi per cui ha rivolto i suoi interessi a questo argomento. Allora, io faccio documentari dal 2005, 2004-2005, e faccio documentari di, per così dire, quelle che chiamano controinformazione, anche se non è corretto, perché io faccio informazione, la controinformazione la fanno i media di regime. Quindi io faccio questo tipo di comunicazione, di informazione, e nel 2013 un comitato cittadino di Bologna, di un quartiere di Bologna, ci chiamano per commissionarci un cortometraggio di 5 minuti sulla chiusura di un poliambulatorio in un quartiere popolare di Bologna. A quel punto scopriamo che quella chiusura di quel poliambulatorio faceva parte di un progetto regionale di smantellamento di grande parte del servizio pubblico sanitario nazionale. E quindi decidiamo di fare un lungometraggio e nasce quindi Mani sulla Sanità, presentato nel 2014, se non sbaglio, ha avuto un grandissimo successo. E
e successivamente ho approfondito il tema della sanità e ho deciso nel 2015 di dare vita a un nuovo progetto intitolato Mani sulla sanità, la rivolta, che è il sequel del primo. Nel primo registravo la teorizzazione della privatizzazione della sanità pubblica da parte del presidente Errani della Regione Emilia-Romagna, Partito Democratico, poi al quale è succeduto Stefano Bonaccini, sempre Partito Democratico, nel 2015, alle elezioni regionali. E però questo documentario, questo secondo documentario, La Rivolta, si occupa di un'inchiesta sanitaria anche nelle regioni, oltre che Emilia-Romagna, anche Toscana e Friuli-Venezia Giulia, quindi le tre regioni d'eccellenza nella sanità pubblica nazionale, nelle quali in tutte e tre le regioni tutti e tre presidenti del Partito Democratico decidono di attuare un progetto di graduale di smantellamento ideato e richiesto dalle massonerie europee e dai grandi gruppi bancari europei. Sì, ecco, Giuliano, mi permetti di chiamarti darti del tu, Giuliano? Tanto Ci ormai chiamo del tu, sì, parliamo. ci conosciamo da oltre 10 minuti, quindi possiamo darci del tu. Certo. Dunque, secondo te, perché la gente protesta? Cos'è che non va? Al di là delle iniziative dei gruppi di Oltralpe, ma non solo, che tendono a smantellare il sistema, ma perché non va questa sanità? Cos'è che non funziona? No, la sanità, diciamo che fino a 5, 6, 7 anni fa in Italia era un'eccellenza a livello europeo. Come ti dicevo prima, l'Unione Europea, teleguidata dalle massonerie, dai gruppi bancari, dai grandi gruppi industriali, eccetera, dei quali io non posso fare i nomi, non li so tutti, ovviamente non li posso fare, usano e si servono dei governi nazionali che a caduta, a pioggia, governi regionali e governi provinciali e comunali attuano questa riforma, questa controriforma che prevede la privatizzazione, come dice Paolo Barnard nel documentario, la privatizzazione di 110 servizi pubblici nazionali in tutta Europa, nei quali il servizio pubblico sanitario è il primo punto da privatizzare, oltre alla scuola e all'acqua, per esempio, no? Per farne tre esempi madre. Quindi non è che la sanità non funziona, cioè si mette in condizione attraverso strategie economiche e strategie imprenditoriali, si mette in condizione l'ente pubblico sanitario di un ospedale o di un poliambulatorio, lo si mette in condizione di non funzionare. E quindi Ma una questo volta che questo. perché? Perché si vuole spingere alla privatizzazione, cioè se un cittadino va in un ente pubblico e questo ente pubblico non funziona, se vado al pronto soccorso di Bologna, come è successo 4 giorni fa, e muoio perché rimango 30 ore in sala d'attesa con un infarto attivo, muoio di infarto in sala d'attesa del pronto soccorso, è chiaro che il successivo cittadino che si recherà allo stesso pronto soccorso dirà: vado in un altro pronto soccorso, e già nascono infatti i primi pronto soccorsi privati in Italia, che per legge non si possono chiamare pronto soccorsi, ma si chiamano punti di primo intervento. E questo Ecco, sì. prego, prego Giuliano. Prego. No, dimmi, chiedimi pure che magari. Sì, intanto vorrei, se tu sei d'accordo, vorrei dire qual è la situazione, vorrei pregarti di dire qual è la situazione attuale, diciamo, dell'offerta sanitaria. Noi abbiamo un'offerta sanitaria pubblica, un'offerta sanitaria convenzionata e quella che tu dici bene, una offerta sanitaria completamente privata. Ecco, il sistema funziona in questo modo. L'offerta sanitaria pubblica e convenzionata, il gestore è sempre lo stesso. La privata cambia, può essere fatta da chiunque. In questo modo esiste, secondo te, una concorrenza, come stanno le cose? Esiste una concorrenza leale per l'offerta sanitaria o no?
Guarda, l'ex assessore alla sanità regionale, Lusenti, dell'Emilia-Romagna, andò a processo 2 anni fa per corruzione. E poi diciamo che il processo è ovviamente l'iter giudiziario nei confronti dei politici è sempre un iter, come dire, di facciata. Ma vorrei semplificare il ragionamento. Allora, tu mi chiedi perché Ti funziona chiedo male, cosa questo c'è che non funziona. perché, scusami se ti interrompo Giuliano, ti chiedo Sì, questo sì, sì. perché il sistema attuale, secondo me, correggimi se sbaglio, è viziato da una mancanza di concorrenza, anzi non c'è nessuna concorrenza se non sleale, perché è lo stesso erogatore, dell'assistenza pubblica che gestisce quella convenzionata, quindi non può fare concorrenza a se stessa, se non indirizzando magari l'utenza verso un'attività privata che potrebbe appartenere ad altri gestori, ma comunque potrebbe avere interesse a funzionare. Quindi una reale concorrenza del sistema sanitario, così come stanno le cose, non c'è. No, sì, certo, però il problema di quello che sta avvenendo in Italia, perché allora comincio a fornire dei dati, altrimenti parliamo solo di teoria. Allora, in Italia vogliono chiudere 300 ospedali pubblici, 30 soltanto in Emilia-Romagna, chiaro? Allora, ti faccio degli esempi. Ho capito il discorso della concorrenza, però non è un problema di concorrenza pubblico-privato, perché c'è Il sempre stata. Il problema. discorso degli ospedali, Giuliano, diciamo ai nostri ascoltatori da dove parte. Il discorso degli ospedali parte da una valutazione di presenze di posti letto sul territorio nazionale che era inizialmente di 3,7 per 1.000 abitanti, correggimi se sbaglio. Con l'ultimo Inizialmente decreto, era di 6 20 anni fa, di poi col 20 anni fa, sì. decreto, sì, poi, no, ma infatti è un processo che sta andando avanti da almeno 15 anni, adesso siamo all'epilogo, e per quello che questo mio documentario sta avendo un grandissimo successo, perché siamo all'epilogo e io ho profetizzato nel documentario quello che sta avvenendo in questi giorni, cioè a Castelnuovo Monti, a Reggio Emilia, c'è una protesta in atto in questo momento. A Grottaglie, in Puglia, signora del comitato di Grottaglie ha detto, quando io avevo la telecamera accesa, a settembre dell'anno scorso, quindi 4 mesi fa, mentre io sono qui a Bologna che sto facendo questa conferenza, a Grottaglie stanno portando via le cullette dall'ostetricia di Grottaglie. Cioè, quindi, cioè, capito? Vorrei cominciare a parlare di dati, perché altrimenti facciamo della teoria. Posso Prego, farti prego. dei dati? Allora, Certo. ospedale Bufalini di Cesena. Ricordo che l'ospedale Bufalini di Cesena è tra i più importanti ospedali d'Italia. Allora, i reparti specialistici che sono stati privati dei primari, cioè quindi svuotano l'ospedale, praticamente lo disossano piano piano per non farlo funzionare, quindi cosa hanno tolto? Hanno tolto i primari a malattie infettive, oncoematologia, pneumologia, nefrologia, gastroenterologia, medicina interna di Cesenatico, medicina trasfusionale, dermatologia, chirurgia generale, otorinolaringoiatra. Bologna, ospedale Sant'Orsola, tu sai che l'ospedale Sant'Orso di Bologna è una città dentro la città di Bologna, è il più grande impianto sanitario dell'Emilia-Romagna. Allora, dati alla mano. Padiglione 11, svuotato, ospitava la vecchia clinica medica, attualmente contiene solo ambulatori e studi medici, smantellata completamente la degenza. Padiglioni 21, 24 e 28, ospitavano dermatologia, cardiologia, cardiologia pediatrica, cardiochirurgia, clinica chirurgica, chirurgia trapianti, anestesia e rianimazione, sono stati svuotati, svuotati. Un terzo del Sant'Orsola è praticamente vuoto, chiuso a chiave, e noi a Bologna facciamo liste di attesa di un anno e mezzo. Vado avanti. All'ospedale di Trieste, Bulo a Garofalo, il più importante ospedale pediatrico d'Europa, la Serracchiani lo sta chiudendo. Venivano dalla Germania a far operare di tumore i bambini. Dalla Germania lo sta Certo. chiudendo. Ospedale di Gemona, Udine, il più importante e il primo, unico forse ospedale
con strutture antisismiche fatte, che a Gemona ci fu il terremoto nel 76, no? Sì. Quindi è stato ricostruito questo, l'ospedale di Gemona, è stato, ero a Gemona lunedì a proiettare questo documentario, sala strapiena nonostante l'orario primo pomeriggio alle 6, sala strapiena, lo stanno svuotando. La tecnica di smantellamento degli ospedali in Italia qual è? È questa, posso dirtela in sintesi? Certo, certo. Allora, come cominciano? Cominciano dall'ostetricia e dalla ginecologia, quindi chiudono i reparti dove si va a partorire. Perché? Perché sono i reparti dove una persona ci va più o meno una volta nella vita, ci va soltanto un tipo di sesso, quindi la protesta che posso scatenare io come dirigente sanitario è una protesta limitata nel tempo e limitata nella società, perché fa riferimento soltanto a una persona che verrà qui una volta nella sua vita. Quindi se anche trova il reparto chiuso si incazzerà, ma non farà mai una protesta organizzata. Quindi cosa fanno? Chiudono il reparto di ostetricia, tolgono il finanziamento all'ospedale, successivamente tolgono i posti letto e quindi svuotano un reparto. Svuotato il reparto di ginecologia, cosa fanno? Fanno lo stesso intervento nel reparto di ortopedia. Quindi anche lì ortopedia, non è che tutti si rompono un osso tutti i giorni, no? Quindi l'utenza è limitata. E fanno lo stesso gioco, quindi chiudono altri posti letto, chiudono i finanziamenti all'ospedale e piano piano smantellano l'ospedale. Non solo, io ho i filmati, ragazzi, non si scappa, cioè ho filmati di ospedali inaugurati 15 anni fa, vuoti, in granito, ospedali in granito e marmo, completamente vuoti, ospedali di 4 piani. Stiamo parlando di Bologna, non stiamo parlando del sud, dove c'è questa, sempre questa diceria, no, del sud che non funziona niente. Stiamo parlando di Bologna, stiamo parlando dell'Emilia Romagna, ospedali in granito, vuoti, dopo averti detto quello di Sant'Orsola. Sto parlando degli ospedali nei comuni di Bologna, di Modena, di Piacenza, di Reggio Emilia, ospedali vuoti in granito, abbandonati, e ospedali inaugurati 15 anni fa, demoliti nel 2015, scusa. Io ho i filmati con le ruspe che lo demoliscono, cioè sono delle cose pazzesche. Sta succedendo l'inverosimile in Italia, e tutto questo perché? Perché si vuol portare, come dice Paolo Barnard, demolire il servizio pubblico sanitario per portare la gente a vendere la casa, a vendere quello che ha per curarsi e andare dal privato, pagare 20-25 mila euro un'operazione chirurgica, e il servizio pubblico scomparirà. Perché si intitola La rivolta il documentario? E finisco. Perché sono documentazioni raccolte attraverso 21 operatori video di queste tre regioni, di manifestazioni e proteste in tutte e tre le regioni, manifestazioni delle quali la televisione non ha mai dato visione, mai visibilità. Ma non sto parlando di manifestazioni con 100-200 persone, sto parlando di manifestazioni con migliaia di persone. Sì, Giuliano? Sì. Pronto, bene. Una considerazione però va fatta. Se è vero che c'è una riduzione del numero delle nascite e un aumento dell'età adulta, credo che sia anche diciamo logico prevedere una riduzione del numero dei posti letto e delle cliniche di ostetricia e un aumento invece dei posti letto per i cronici. Allora, il parametro fissato da Lorenzin e prima da Lorenzin, il ministro del governo Monti, non mi ricordo come si chiama. Come? Lorenzin era anche prima con Renzi, è sempre stata lei. No, sto parlando di Monti. Ah, Monti, no, Monti. Sì, sì, non, sì. Adesso non mi ricordo. Non mi ricordo. Comunque, fissarono un parametro per i parti sotto i quali il reparto andava chiuso, fissato a 500 parti. Esatto.
Allora, da dove viene questo numero? Perché poi bisogna capire anche l'origine delle cose. Allora, mi sono informato, ho fatto ricerca, questo qui è un parametro della sanità privata degli Stati Uniti d'America. In Germania il parametro è di 200 parti. Perché si è scelto 500 parti? E perché a Grottaglie chiudono l'ospedale di Grottaglie che ha 650 parti l'anno? C'è 150 in più, quindi non c'entra. Il parametro intanto fissato è elevato ed è una scusa, è un grimaldello per poter dire ti chiudo il reparto. Ma qui il problema non è la sicurezza, cioè ci sono medici, c'è una rivolta dei medici a Bologna. C'è una rivolta dei medici, mi hanno chiamato a fare la protezione addirittura all'ordine dei medici. Cioè qui non si sta sollevando solo la popolazione utente, i cittadini, cioè si sta sollevando il servizio medico. Gli infermieri, è nel documentario, lavorano 20 ore al giorno, non possono più fare riposi, si drogano per sopportare i limiti, i carichi di lavoro, cioè e nel documento non ti sto posso dire perché ormai il documentario sta girando tutta l'Italia, infermieri che si drogano, prendono anfetamine per sopportare i carichi di lavoro, perché se si rifiutano di fare i carichi di lavoro, i doppi turni, vengono licenziati. Questo comporta un cattivo servizio, un pessimo servizio. Cioè, infermieri che si sbagliano, e quando ci si sbaglia non è come fare il tornitore che butti via il pezzo, cioè, quando sbaglia a dare una medicina tu lo sai cosa vuol dire, cioè, pazienti che ci lasciano la pelle, poi succedono gli scandali eccetera, ma non è colpa degli infermieri. Qui siamo in mano a una classe dirigente di criminali, e quando governa il crimine l'illegalità è legge. Bene, un attimo. Pronto, Giuliano, un attimo soltanto, perché c'è un problema tecnico con Bari. Con Bari in questo momento. Massimo, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, scusami, chiediamo scusa a Bugami per questo, diciamo, questo problema tecnico, ma sembra che Bari sia caduto. Non lo abbiamo in linea in questo momento. Sì. Succede, io intanto stavo guardando un po' qui in redazione le notizie, seguivo e non seguivo, mi ha colpito una frase, ospedali perfetti con tanto di granito a quattro piani eccetera, che poi sono lì fermi, ma secondo lei come mai accadono queste cose? Ma l'ho detto prima, vogliono abbattere il servizio sanitario pubblico, lo vogliono chiudere, vogliono toglierlo, vogliono mandarci alla sanità privata, dobbiamo pagare per curarci. Allora qui praticamente succede questo, aumenta tutto, autostrade, ferrovie, luce, gas eccetera, anche proprio nella cura della gente, no? Perché io sto pensando, quale regia ci può essere dietro a questi politici che manovra queste situazioni, che c'è questa volontà occulta di arrivare a tanto così, cioè di buttare per terra l'Italia, cioè, non riesco a capire, secondo lei c'è una mente occulta, una regia occulta che vuol portare l'Italia a questo? Guardi, è ovvio che c'è. Ma chi è la massoneria? Tanto per essere chiari. Io non posso dirle in nome, cognome e indirizzo di chi ha in mente queste cose. Stiamo sul generale. Ecco. Ma ad esempio, so che allora, esiste la massoneria, gente che è iscritta a queste robe qui. La chiami come vuole, la chiami massoneria, la chiami consorteria. Gruppi bancari, gruppi industriali, li chiami come vuole. Cioè i nostri governi di destra e di sinistra hanno fatto le stesse cose in materia sanitaria e in materia di privatizzazione dei servizi pubblici. Perché hanno fatto le stesse cose? Perché l'ordine è sempre quello, la matrice è sempre quella.
i nostri governanti sono soltanto dei, non rappresentano il popolo, sono i rappresentanti di questi poteri forti. Questo ormai la gente l'ha capito. Ecco, cioè, i poteri forti, se... ecco, io volevo dare una definizione ai poteri forti praticamente, ecco. Ma dare una definizione ai poteri forti non saremo mai in grado di farlo, perché non girano con la targa nella macchina come giro io, non hanno il telefono sull'elenco telefonico come ce l'ho io, questo lo capisce benissimo, no? Quindi, ah, certo, ma a me non mi interessa, scusi se interrompo. A me non mi interessa sapere i nomi e i cognomi dei poteri forti, a me è sufficiente sapere i nomi dei politici che portano avanti la programmazione dei poteri forti, e i nomi dei politici che portano avanti questi programmi sono stati Monti, Letta e poi Renzi, e prima di lui Berlusconi. Cioè non è cambiato niente, non è cambiato niente, e questo la gente lo sta capendo, perché quando io vado nelle sale dove viene programmato il mio documentario e tutti i giornali locali, nazionali, emittenti censurano la notizia e le sale si riempiono lo stesso, ma gli dico si riempiono davvero, non pippe, allora vuol dire che la gente ha già capito. Bene, questa è una nota positiva che mi fa veramente piacere. Bene, e anzi, va tutta la mia stima a lei di questo lavoro che sta facendo. Grazie. Ma il problema, Giuliano, grazie Massimo, è andato via per un po' la linea. Il problema è anche un altro, credo. Cioè, noi non facendo funzionare il sistema sanitario come dovrebbe, invitiamo la gente a usufruire di sistemi sanitari di altre regioni, se non addirittura di altre nazioni, con sborsi di denaro che non è sempre privato, ma è anche denaro pubblico. Beh, certo, sì, è il cane che si morde la coda. Posso farti un esempio? Sì. Guarda, nel documentario è molto chiaro l'intervento di un avvocato e di una senatrice che parlano di un farmaco oculistico che si chiama Avastin Lucentis, non so se ne hai sentito parlare. Questo farmaco è un farmaco che veniva usato per la chemioterapia. Si sono accorti, facendo la chemioterapia, che gli anziani che avevano problemi alla vista con questo farmaco chemioterapico migliorava la vista, quindi hanno capito che questo farmaco poteva essere utilizzato soltanto con delle, ovviamente dei raffinamenti, poteva essere utilizzato solo per la vista. E esistono due tipi di questo farmaco, Avastin e Lucentis. Cos'è successo? Che Lucentis della Novartis costa a fiala quasi 1000 euro a fiala. Avastin della Roche a fiala costa 20 euro. La Lorenzin, ministro della sanità, governo Renzi, governo chi ti pare, insomma, quale sta facendo usare secondo te? Quello più costoso. Quello da quasi 1000 euro. Con un costo per il pubblico italiano in soli negli ultimi 3 anni di quasi 1,5 miliardi di euro solo per questo farmaco. Cioè solo per un farmaco c'è uno scandalo e nessun giornale nazionale ne ha parlato, di 1,5 miliardi di euro. È stata fatta una richiesta dalla senatrice, sono state chieste le dimissioni della Lorenzin, sono state respinte dal PD e dal PDL, perché ormai a governo abbiamo il partito, certo, della nazione, certo, non certo. Esiste più, cioè al governo c'è destra e sinistra insieme, perché certo. Cioè, a me Alfano e tutti gli altri non è che vengono dalla destra, quindi hanno impedito che le dimissioni della Lorenzin, quindi tanto non sono mica soldi loro, non sono mica, certo, soldi loro questi 1,2 miliardi, questo 1,5 miliardi, solo per un farmaco. Tu pensa quante centinaia di farmaci ci sono sul mercato per il pubblico, se uno
produce un effetto di 1,5 miliardi di scandalo, cioè c'è migliaia di farmaci, ma pensa che giro di miliardi di euro di spreco. Quindi, scusami Giuliano, diciamo che riportando il discorso così nel sistema sanità, se è vero che c'è un vertice che ha deciso di non far funzionare la sanità nel nostro paese e di spingere verso il privato, inevitabilmente si creeranno delle grosse falle di precarietà nella salute, cioè molta gente. Già adesso non riesce a curarsi perché ci sono spese enormi da affrontare. Una lista di attesa che prevede l'esecuzione di un accertamento importante dopo 2 o 3 mesi, magari invoglierebbe qualcuno a dire lo pago e lo faccio ora. Magari non ce la fa e quindi i 6 mesi, magari molti non ci arrivano, ma tanti altri, come tu dicevi bene prima, scoprono le falle e le grosse falle di un sistema sanitario. Non con il primo approccio in farmacia o presso l'ASL, ma anche quando si ricoverano, magari purtroppo inevitabilmente a volte riesce ad essere l'ultimo ricovero quello. Ma l'obiettivo di questo sistema qual è? Impoverire di più la gente, farla morire prima, rendere il popolo più debole. Qual è l'obiettivo secondo te? No, 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 no. No, queste che tu hai elencato sono le conseguenze. Sono le Sì. conseguenze, ma l'obiettivo è un altro. Cioè, l'obiettivo è quello di creare un mercato di arricchimento per poche persone, questi gruppi Sì, ma chi non può precari. pagare? Chi non Non può può pagare, Beh, che fa? scusa, tu saprai, no, che è diminuita l'età di vita. L'aspettativa di vita è calata negli ultimi 2 anni. Cioè, Sì, ma stiamo morendo prima. quindi No, sì? No, vogliono creare una situazione del genere, insomma, come dicevamo prima, diciamo no? che è una cosa. No, diciamo, no, non è che vogliono creare una. Questa è la conseguenza alla quale loro non interessa. Cioè, loro non interessa se tu non hai i soldi per pagarti. A loro interessa che chi ha i soldi, invece che spenderli per andare al mare o per andare a comprarsi il cappotto nuovo, li accumula per darli a loro, per ricoverarsi in clinica. Che poi la conseguenza è che quando avrai finito anche i soldi del cappotto e i soldi della clinica, ci lasci le penne perché non hai più soldi per curarti. Ma questa è la conseguenza, bisogna dividere tra obiettivi e conseguenze. Ma è un meschino percorso di arricchimento, credo che ci siano altre ragioni dietro. Togliere soldi alla gente credo che sia facile, c'è forse dell'altro. Ma io ci vedo questo, cioè non è mica poco, eh? Cioè, non è mica poco. Cioè, Ma anche perché se tu. questa storia del non far funzionare il sistema perché magari si paghi il privato. Diciamo è una storia antica, no? Ma organizzata come lo è ora, credo che possa anche mirare a indebolire una società, a renderla più vulnerabile, magari renderla più manipolabile, cioè la si può gestire meglio. Una società Certo. debole è più gestibile, una società Certo. malata, io credo che se una società ha un buon sistema socio-sanitario, crea dei cittadini molto forti perché sono in buona salute psicofisica. Se il sistema non è così, crea molte debolezze, non solo in rapporto a patologie fisiche, ma soprattutto in rapporto a patologie mentali. Ma Quindi infatti credo che l'obiettivo sia un po' più lontano. no, io credo che il fine di tutta questa operazione non sia un fine o un obiettivo lungimirante, ma vedi, chi è ebbro di potere, chi è ebbro quando guida la macchina, non vede la realtà, giusto? Va Ma chi fa bene? questo? Sì, va benissimo. E Ma chi ebbro di potere e di denaro non è lungimirante perché non vede la realtà. Ed è la stessa cosa, cioè questo lo potrà arricchire per i prossimi 50 anni, 40 anni, ma noi produrremo una società che fra 20 anni farà la rivoluzione, questo è chiaro, ma in questo momento subisce, in questo momento subisce. Ci sono i primi moti di rivolta, appunto come ti dicevo, sono documentati nel documentario, sono registrati, sono filmati, eccetera, insomma, ma. diciamo
Volevo dire, Giuliano, ai nostri ascoltatori, magari non tutti lo sanno, le regioni del nord-est, parlo del Veneto, parlo anche della Lombardia, parlo del Piemonte, parlo dell'Emilia-Romagna, fino a molto tempo fa erano ritenute regioni, come tu dicevi benissimo all'inizio della trasmissione, erano regioni all'avanguardia, tant'è vero che Certo. non so ora cosa avvenga. Alcune nazioni come la Germania o altre hanno sempre mandato i loro operatori sanitari a fare esperienze, soprattutto in Veneto, arricchendo non solo le casse di denaro, ma anche di orgoglio gli amministratori locali e non solo locali. Questo sistema poco per volta è crollato. Io ti ricordo che solo in Emilia-Romagna esiste un'assunzione nelle strutture cosiddette private a stipendio fisso. In tutte le altre regioni d'Italia, più produci, più prendi, no? Parlo degli operatori sanitari, tu lo sapevi questo e lo diciamo anche ai No. nostri ascoltatori. Bene, allora queste anomalie, e non so perché solo in alcune regioni sono evitate, anzi solo in una, Emilia-Romagna, hanno poco per volta, come tu hai detto fino ad ora, sfaldato questo sistema. Ma una struttura, chiamiamolo come vogliamo, come diceva prima Massimo, non diamogli il nome che vogliamo, ma questa struttura che è così brava nel dirigere, nel muovere le pedine come le marionette dei politici che si assoggettano a questa volontà e li muovono in tutte le regioni, in una nazione intera, non credo che lo facciano solo per fare soldi, hanno altri obiettivi, sarebbero troppo meschino, quello che voglio dire. No, È io credo una che tu sei troppo frantumazione di un buono. sistema. No, io credo che tu sei troppo buono. Questi sono dei folli. Questi sono dei folli. Ti dico, sono ebbri di potere, ma sono talmente ebbri che hanno perso qualsiasi cognizione con la realtà. Non hanno più contatto con la realtà, queste persone. E quindi vanno a ruota libera e hanno di fronte un sistema che insomma è inerme, quasi così. Io vedo, per quello che mi dici, io riscontro quello che dici anche da queste parti, vedo che la gente non capisce, non comprende, non sa se in che maniera protestare, perché coagulare una protesta, diciamo, è anche importante, perché, come dicevi prima, c'è non solo la disinformazione, ma la controinformazione. Sembra che vada tutto bene, guardando le nostre televisioni, Certo. la nostra stampa va tutto bene, è un paese di ben godì. Chi si azzarda a dire il contrario, magari viene classificato populista, Sì, è altro, insomma. c'è di tutto. Sì, In dicono di tutto, sì. realtà è esattamente vero il contrario. E quando qualcuno, diciamo, si rende conto fino all'ultimo di una realtà che era soltanto stata resa virtuale, magari è troppo tardi. Quindi, insomma, fare delle analisi specifiche di ogni singolo episodio, ogni singolo fenomeno, e sono tantissimi, ti posso dire che sono tantissimi, io mi astengo dall'elencarli. Ti dico una per tutti, qui abbiamo un sistema di prenotazioni che viene gestito da personale impiegatizio, tanto di rispetto per gli impiegati, ma credo che non abbiano competenza per comprendere la velocità di esecuzione di un esame se non seguendo le indicazioni fornite dal sanitario sulla prescrizione e così tante altre anomalie. E tu cosa proporresti di fronte a questo sfacelo? È una bella domanda. Cioè, io, cioè, noi parlando, utilizzando strumenti democratici, noi abbiamo una grande possibilità, ma grande, eh? Togliere il consenso politico a queste persone. Ci sei? Sì, io già Sono stavo troppo pensando. ermetico? Troppo ermetico? No, ho capito, ma sai che cosa stanno già muovendosi diversamente, eh? Se i voti non glieli dai tu, ci sarà qualcun altro che glieli darà. Ma E li diciamo stanno già che accogliendo bene. Scusami, io non sono un razzista. Vabbè. no, no, non io non credo, no, 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 non credo. Credo che sia finita, cioè ormai è stato tolto il coperchio dalla pentola.
Ormai, guarda, esistono, te lo posso dire. Allora, si è formato un comitato, un coordinamento nazionale di tutti i comitati a difesa della sanità e raccoglie circa 150 comitati in tutta Italia. 150. E uno, ti dico, uno dei più famosi, dei più rappresentativi è il CREST della Toscana, Coordinamento Regionale Emergenza Regione Toscana. CREST, no? Un acronimo che vuol dire così. Sì. E il CREST, solo il CREST che è dentro il coordinamento nazionale, solo il CREST raccoglie 15 comitati di tutte le città toscane. Io ho richieste di proiezione di questo mio documentario, scusa se insisto a farmi pubblicità, ma per dirti certo, ho toccato un tasto, veramente certo. Che ho toccato un tasto con, cioè ho scoperto una cosa, si sta diffondendo alla velocità della luce l'informazione che contiene questo documentario. E, mi stanno chiamando in tutte le parti d'Italia e sono passati solo 15 giorni dalla prima nazionale, dietro la censura di tutte le televisioni e di tutti i giornali. Nonostante tutto questo, sto girando tutta l'Italia in 15 giorni. Questo vuol dire che c'è una grandissima resistenza incontrollata dal potere, che il potere non può controllare e non riesce a controllare e che gli sta sfuggendo di mano. Ecco, non ti dico altro. Quindi, insomma, bisogna aspettare che ci si organizzi in modo da schiodare questi signori, insomma. Sì. Va bene, io chiedo al regista di darmi tempi, perché non so se possiamo continuare ancora qualche minuto o abbiamo... Due minuti ancora, no, due o tre minuti ancora. Prego. Poi passiamo la linea Massimo, se ha delle notizie. Sì. E allora, Bugani, Giuliano, questa trasmissione che è monca, purtroppo è monca, perché non poteva essere diversamente, perché questo argomento è così vasto che ci vorrebbe un anno intero per parlarne. Certo. Noi abbiamo toccato alcuni aspetti, ma così, in maniera molto superficiale. In realtà l'argomento meriterebbe veramente tantissimi incontri, però io spero che tu sarai sempre naturalmente il nostro nuovo ospite, rinnovato ospite, e così possiamo magari aggiornarci nel tempo. Volentieri. Per come vanno le cose. Io cerco di essere un faro qui da queste parti, ma insomma qui c'è molto poco da illuminare, è quasi tutto buio. Dobbiamo resistere. Ecco, benissimo. Ti ringrazio della tua partecipazione, della tua disponibilità, ti ringrazio del tuo lavoro, perché è importantissimo. Io ringrazio voi dell'opportunità che mi avete offerto di parlarne. Bene, e ti auguriamo tantissimo buon lavoro, Giuliano Bugani, che è un giornalista freelance. Ecco, benissimo. Grazie. A risentirci a presto, Giuliano. Grazie della tua presenza. Arrivederci. Grazie. Bene, adesso io credo che dobbiamo dare la parola all'editorialista di Pianeta Oggi TV net.net, Massimo Bonelli, per sapere se ci sono delle nuove notizie. Sì, o comunque alla redazione giornalistica di RST, Radio Sirius TV, online, radiosirius.it. Grazie Ugo, anzi un saluto e anche un ringraziamento all'ospite che insomma ha detto delle cose che veramente ci stanno svegliando e ci fanno riflettere, insomma. Quindi preghiamo il cielo, anzi no, prima di questa frase ce ne sta bene un'altra, che è la seguente. Cosa posso dedurre da quello che ho sentito e non solo, anche in altre occasioni ho avuto modo di constatare queste problematiche, altro che problematiche. Allora, possiamo dedurre quanto segue. Le auto in officina sono trattate meglio, perché tu vai, te lo dimostro, tu vai dal meccanico, gli dici, scusa, sai, secondo me ho un problema perché... adesso non posso, cosa faccio, perché domani lavoro e adesso sono un po' in difficoltà, quando è che posso lasciarti la macchina, perché insomma dovresti farmela subito perché non ho tempo, cioè, come faccio, si può fare? Guarda,
Guarda, bello, non preoccuparti, me la porti qui oggi alle 2 e alle 16:30 è pronta. Vai tranquillo. Tu la porti lì, alle 16:30 è pronta. Tu vai per un problema tuo, no? A farti anche un esame, quello che è, insomma. E tra un anno e mezzo, tra 8 mesi. Cioè, sono cose che, voglio dire, impensabili, e con questo dico tutto, insomma. Certo, Massimo, Cosa vuoi certo. che ti dica? Allora, l'altra cosa che volevo dirvi è questa. Dunque, e quindi quello che abbiamo sentito ora ci fa veramente riflettere. A mio padre, quando non hanno più potuto far niente, visto che loro poi decantano tanto la chemioterapia, solo quella è il metodo, cioè, che me l'hanno distrutto con la chemioterapia, mi ha risposto poi lo specialista: sa, si arrangi adesso con la dottoressa di base, e me l'hanno dato che non aveva neanche forza di stare in piedi, né una cura ricostituente, come cavolo si dice, né un attimo di vitamine, qualcosa. Mi hanno buttato fuori così, come uno scheletro. Questo è il dato di fatto, Casper, che l'ho vissuto io di prima persona, questa cosa qua. Questo ho visto. Altro che le macchine sono trattate meglio in officina. Andiamo avanti, c'è una notizia, anzi prima vi do come promesso il sito dell'associazione familiari vittime di Viareggio, che è il seguente, memorizzate bene, e che anche qui ci sono molte informazioni che fanno riflettere, molte risposte a tante cose strane che accadono in questo paese. Qui le trovate le risposte. Ecco, questo è un altro esempio, come dicevo prima, di sito da poter consultare e prendere nota. Allora, è il seguente. Allora, il mondo che vorrei viareggio.it. Ecco, ve lo ripeto con calma, così prendete carta e penna e scrivete il mondo che vorrei viareggio.it. Ecco, coi soliti www davanti, il mondo che vorrei, viareggio.it. Bene, alle 19:29 c'è un minuto ancora, vediamo se abbiamo una notizia dell'ultimo minuto da potervi dare. Allora, ma c'è una notizia che la ricavo, che vi dico anche subito la fonte, dal televideo, che dice: dopo mesi uccide investitore moglie. Allora, vediamo di fare una sintesi un po', vediamo di capire cos'è sta cosa. Allora, si è vendicato dopo diversi mesi, dopo la morte di sua moglie, investita da un giovane automobilista la scorsa estate. Il marito della vittima ha ucciso a colpi di pistola il responsabile dell'incidente. È successo a Abasto, siamo in provincia di Chieti. L'uomo si è costituito, i carabinieri gli stavano dando la caccia dopo aver ritrovato una pistola semiautomatica in una busta di plastica lasciata sulla tomba della moglie. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe chiamato un amico dicendogli che aveva ucciso l'assassino di sua moglie. Questa è l'ultima notizia, proprio dell'ultima ora. Grazie qui alla fonte, grazie qui a Televideo, la fonte dove ho trovato questa notizia, così diciamo abbastanza, insomma, forte, a bruciapelo. Ecco, alle 19:30 possiamo quindi chiudere qui vediamo se per caso c'è qualche cosa sui nostri siti da potervi indicare. Rubo 30 secondi un attimo alla regia centrale. Eh sì, c'è una notizia importante, l'abbiamo appena pubblicata anche noi su pinetaogtv.net. Riguarda i nostri colleghi, amici dell'Unione Italiana, i nostri connazionali che vivono in quell'Italia che abbiamo perso purtroppo dopoguerra. C'è una importante comunità nazionale italiana con una sua televisione che è la storica TV Capodistria, anche Radio Capodistria, e quindi c'è proprio, ecco, a proposito della televisione, che poi ha diffusione internazionale, una televisione molto importante, che ricordo nel nostro paese ha sempre portato una programmazione sana, costruttiva, intelligente, informativa, di approfondimento, anche di svago sano, ecco, a differenza delle nostre qua, coloro che hanno avuto tutte le frequenze negli anni 80, aggiungo per collegarmi al discorso di prima, con una programmazione che ha abbassato il grado culturale del popolo italiano. E qui c'è appunto un po', mi viene in mente
la loggia massonica P2, no? Licio Gelli, che appunto in quelle direttive c'era anche il voler abbassare il grado culturale di un popolo in modo che poi il potere politico e economico poteva fare un po' quello che voleva. Ecco, tanto per essere molto chiari. Allora, veniamo alla notizia che ci è arrivata dagli amici dell'Unione Italiana. C'è preoccupazione nella comunità nazionale italiana in merito ai tagli e riduzioni delle risorse sia finanziarie che del personale nei programmi italiani di Radio TV Capodistria. Queste razionalizzazioni sono note ormai da tempo, pertanto i vertici della comunità autogestita costiera della nazionalità italiana hanno il timore di avere un futuro maggiore difficoltà, hanno il timore di avere in un futuro maggiore difficoltà nella produzione dei contenuti radiotelevisivi nei programmi italiani. Il suddetto vertice della CAN ha inviato una missiva al primo ministro sloveno, Miro Cerar, io lo leggo come è scritto, Miro Cerar, chiedendo immediatamente un incontro per discutere la situazione dei programmi italiani della radiotelevisione di Stato. La CAN Costiera ha deciso di intervenire direttamente presso il capo del governo poiché ritiene lesi i diritti costituzionali garantiti alle minoranze, così come previsto dai trattati internazionali. Ecco, mi fermo qui, la notizia va ancora un po' più avanti, ve la daremo in maniera completa nell'edizione delle 22 con Osservatorio Antimafia. Alle 19:33 restituisco la linea a voi. Bene, grazie Massimo Bonelli. Io ripasso la linea a Rosario Moreno per un saluto condominiale. Bene, un caro saluto a tutti quanti, grazie Ugo, grazie Massimo, ma soprattutto Naturalmente, scusami grazie a Rosario se ti Bugani. interrompo, ma mi preme dire ai nostri ascoltatori che alle 22 sarà ospite di sulla trasmissione antimafia, sarà ospite quasi sicuramente l'ingegnere Borsellino, Salvatore. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi Quindi avremo, vi invito ad ascoltarci, insomma. perfetto. Quindi tutto alle ore 22. Con Alle 22, questo, esatto, sì. ecco, questo messaggio, salutiamo i nostri amici e andiamo con la sigla. Cosa ne dite? Un caro Un caro saluto a tutti saluto a tutti i quanti. nostri ascoltatori, certo, Ma, no, e grazie. Rosario, volevi andare con un brano musicale per caso? No, 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 è lì. No. No, ma perché hai detto, ma allora andiamo, cosa dite, con la sigla? Ma per me puoi mettere su anche i Bee Gees, per esempio, no? Non posso. Che Lo ci so, hai? non a caso, non a Non a caso ho caso, detto hai detto questo. al Un posto. saluto a tutti, un saluto circolare, a dopo. Ciao, dopo. Arrivederci.